Giorgio et Romolo d'Antonio di Giorgio Vasaio, battezzato nella pieve di Santa Maria il 30 luglio 1511. Questo si può leggere nell'attestato di battesimo del noto aretino Giorgio Vasari, un antico ed importante manoscritto recuperato grazie alle ricerche della dottoressa Alessandra Baroni e che adesso potrà essere restituito alla città. Il Palazzo di Fraternita custodisce un straordinario archivio all'interno del quale sono presenti dei manoscritti, in particolare i manoscritti che raccontano le nascite e i morti della nostra città. All'interno di questo manoscritto è stato trovato l'atto di battesimo di Giorgio Vasari. È un registro che registra appunto le nascite dal 1498 al 1522 e quindi è l'unico nato nel giorno del 30 luglio 1511 ed è stato battezzato come Giorgio e anche Romolo forse per la devozione nei confronti appunto del giorno dedicato a San Romolo che doveva essere la metà di luglio. Poi abbiamo trovato anche un altro registro, sempre dei battezzati, che va dal 1498 al 1513, quindi un arco più stretto, è una vacchetta e anche lì abbiamo la conferma appunto della stessa notizia, dello stesso battesimo insomma. Il Palazzo della Fraternita, inoltre, apre le porte alla cittadinanza, come sottolinea il primo rettore, Pierluigi Rossi. Questo palazzo è aperto dalle 9 della mattina fino alle 18 della sera. Chiunque può venire e visitarlo. L'archivio, invece, è aperto dalle 9 alle 14 del lunedì, mercoledì e venerdì. Questo palazzo è il palazzo che darà ruolo e propulsione all'intera Piazza Grande. E il palazzo è il palazzo del futuro, qua verranno aperte attività espositive che in Arezzo non c'erano mai stati.